a una situazione dove non possiamo lasciare più punti. Abbiamo due partite, Brescia e Trapani, tra quelle lì davanti lo Spezia mi sembra quello che ha il cammino più facile, mi sembra il calendario più facile rispetto alle altre, perché Pescara ha due pericolanti come Modena e Latina, quindi insomma, però non possiamo stare a vedere gli altri, dobbiamo vedere noi stessi. Nelle ultime due o tre partite non abbiamo fatto grandi cose e quindi dobbiamo recuperare il terreno che abbiamo perso. Si potrebbe dire il Bari è ai piedi di Dezzi, perché è venuto meno lui. Ma è venuto meno lui, ma è coinciso con altri giocatori che non hanno dato il massimo, quindi però è normale che lui è un giocatore importante per noi, per come stiamo giocando. Bisogna vedere quelli che andranno in campo cosa ci potranno dare. Io mi auguro che ci possano dare tanto, visto che hanno una chance importante per dare un contributo importante a questa squadra. Quindi io credo che in questo punto del campionato, a due giornate dalla fine, non credo che uno non è ancora in condizioni, quindi è solo una questione mentale. Quindi se hai voglia di metterti in discussione, se hai voglia di metterti a disposizione, devi fare la partita della vita. Senti, va in campo dato col presto ovviamente da parte tua, un tridente inedito, il Bari, cioè Nicola l'ho utilizzato solo una volta a Modena purtroppo. Ha portato pure bene, eh? Mai. Io non l'ho mai utilizzato, sì, ho sempre utilizzato quasi gli stessi. Però ecco, cambiare in questo momento a una settimana dalla partita non è facile. Leggevo 4-3-1-2, 4-4-2, insomma, sono tutte cose che io non ci penso, anche perché hai poco tempo. Sì, è vero che abbiamo perso 3-0 con il Cagliari, ma è anche vero che abbiamo perso 3-0 con la squadra più forte del campionato. Quindi ci può stare, non doveva starci, ci può stare. Abbiamo analizzato la partita, abbiamo visto i tanti errori che abbiamo fatto, tanti, e questo ci serve di lezione. In settimana abbiamo lavorato e adesso mi aspetto una grande partita. Nessun contraccolpo sul piano psicologico, mentale della squadra? Ma non credo, stiamo giocando qualcosa di importante che non capitano tutti gli anni, quindi di lottare per vincere un campionato, quindi credo che le motivazioni sono forti, quindi la sconfitta ci sta, l'abbiamo presa, l'abbiamo analizzata e adesso come ho detto alla squadra bisogna voltare subito pagina, non abbiamo neanche tempo per pensarci a questa sconfitta. La Fusca se di Luca cosa si aspetta, cosa potranno particolare? Mi aspetto che non fanno rimpiangere gli assenti, sono giocatori importanti per noi come sono sempre stati, facciamo in Puskas, speriamo che si sblocchi, anche perché le partite che ha fatto 3 gol, quindi non è che non ha dato un contributo, ha dato anche lui un piccolo contributo, ha la possibilità di continuare. Sì, Rosina l'ho sempre messo. Cosa ti aspetta loro due? Sono loro due praticamente che dovrebbero mettere. Sì, ma solo due persone non è che fai tanto. Io credo che quando la squadra ha girato perché tutte 11 andavano a 1000, tutti correvano, tutti coprivano bene il campo. Insomma, quando non hanno funzionato è perché con due persone solamente non puoi trascinare altri giocatori. Anche perché ormai Rosina lo conoscono, sanno. Ma sicuramente che qualche giocata di Rosina ti fa la differenza, guarda il gol del Modena, si è inventato lui, cioè è normale che ha dei colpi e per questo ha sempre giocato, perché prima o poi il colpo te lo fa, però da solo è difficile. Diciamo che deve essere supportato anche da tutti gli altri giocatori, cioè mi aspetto più giocatori propositivi, specialmente i terzini, voglio i terzini che spingono un po' di più, insomma noi dobbiamo vincere, dobbiamo far punti, cioè tutti avanti, quello non serve a niente, anche perché le partite come abbiamo visto le si possono riprendere anche al 90esimo, no? Guarda Modena, anche perché fino a quel punto c'era stata solamente un'occasione col taglio della punta che ha fatto il miracolo Mikai, come anche noi avevamo avuto un'occasione con Maniero di testa pulita, quindi alla fine era abbastanza equilibrata. Normale che a una squadra come il Cagliari gli regaliamo 2 gol e tutto diventa più facile per loro e tutto diventa più difficile per noi. Forse la troppa voglia di andare a far gol con giocatori veloci come João Pedro e come Farias è come dire prego accomodi, però lì sai
rientriamo in campo, abbiamo parlato durante l'intervallo, la possiamo riprendere, insomma tutto quanto, lì ci sono stati... Non... Anche gli avessi detto il contrario, però, tu. Lì non è stato un errore solo, sono stati 10.000 errori dalla squadra, ma hanno ragionato da singolo, e se ragioni da singolo non vai da nessuna parte, quindi questa squadra ha fatto i punti, quando ha ragionato tutti quanti ragionavano alla stessa maniera. I tensivi rimangono quelli, sì? Cioè, Gemiti. Gemiti viene da una vecchietta su una gamba, quindi una botta a una gamba, vediamo, stiamo valutando. Ma Gençoklu si sta allenando, è normale che ha fatto un po' di fatica, sta facendo un po' di fatica, più fisica che mentale secondo me, quindi adesso si sta un pochino riprendendo, speriamo di recuperarlo per le ultime partite, anche per i playoff, un elemento valido che ha dato anche lui un buon contributo a questa squadra. Comunque lo porti adesso? Sì, sì, siamo 21 convocati. Mister, di noi invece, visto che ha parlato di terzini, non ha funzionato così. Ma perché di Noia secondo me ha un passo un po' diverso dagli altri, e quindi visto che manca Vagliani ci potrebbe essere una pedina per noi importante durante la partita. Ho letto anche molte dichiarazioni di altre squadre dove si penalizza un po' il campionato. Ma sicuramente è tutto condizionato, infatti sì, è tutto condizionato. O lo ridai oppure dici lascia perdere, non ti ridò niente e finito il discorso. Sicuramente sì, perché invece adesso si fa dura. Perché ci sono 3-4 squadre mi sembra a pari punti, 4 squadre a pari punti ed è dura. Però lo sai, il calcio è questo, no? Ogni tanto c'è tutta questa coda che non si capisce niente, ti tolgono, ti ridanno. Ed anche la Salernitana uguale. Ragazzi, non ci siamo noi lì dove comandano, quindi possiamo solamente accettare e basta. Claudia? Mister, alla vigilia della partita contro il Cagliari, lei disse avrebbe preferito un Cagliari già promosso, e adesso il Brescia è praticamente condannato a non disputare i playoff, quindi lei è più tranquillo proprio in base al ragionamento che ha fatto sul Cagliari? Ma no, tranquillo, qua non c'è niente, non c'è assolutamente niente di tranquillo. E sicuramente il Brescia non ti regala nulla, assolutamente, quindi dobbiamo andare a fare noi la nostra partita, sappiamo che minimo ci serve un punto, minimo, però dobbiamo giocare per prendere l'intera posta, e poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo ci accontenteremo di un punto, però la squadra sa che non può più sbagliare, quindi mi aspetto una grande partita, mi aspetto veramente con grande personalità, voglia, non deve più accadere. Mister, lì dopo l'ultima partita di terra ha detto che il gioco del Bari oramai è conosciuto dalle avversarie. Ma ci conoscono perché sanno che diamo densità in mezzo al campo, quindi ecco perché i terzini sono fondamentali. Quindi dovremmo sfruttare più le fasce, cosa che stiamo facendo un po' meno. Tante situazioni del genere, quindi perché ormai una volta che ti conoscono fanno densità in mezzo, e Rosina col Cagliari veniva raddoppiato, triplicato, quindi abbiamo fatto a tratti bene con Defendi, che siamo arrivati 3 o 4 volte al cross dove Maniero ha avuto una palla, quindi sicuramente qualcosina dobbiamo cambiare. Parlo di mentalità di grande squadra, nel senso che noi siamo i Bari, punto, andiamo a fare la partita e con l'attenzione giusta, con la voglia giusta, senza mai accontentarsi. Sapendo che siamo una squadra forte, punto. Non dobbiamo giocare sull'avversario, noi non abbiamo mai fatto giocare sull'avversario, casomai sono gli avversari che si dovrebbero preoccupare di propositivi, vogliosi, c'è giocatori che scendono in campo che si fanno dare la palla, non si nascondono, questa è una mentalità vincente. Ma quello che fanno vedere durante gli allenamenti, se voi venite a vedere gli allenamenti, la squadra si allena a 2000, non a 1000, a 2000, pochi sbagli, pochi errori, poi invece in partita commettiamo tanti errori. Se andiamo ad analizzare la partita del Cagliari, noi il primo tempo abbiamo sbagliato l'impossibile in fase di costruzione,
cioè tre passaggi palla a loro, due passaggi palla a loro, un passaggio palla a loro. Poi diventa difficile essere lucidi, cioè siamo, molte volte arriviamo alla partita frenetici, isterici, ma non dobbiamo essere isterici, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, consapevoli dei propri mezzi e giocare con tranquillità, anche se fuori ci sono 31.000 spettatori o 40.000 spettatori. Questa è la mentalità di una squadra che vuole ottenere un risultato, punto. Davide Lattanzi l'ultima, poi c'è anche il giocatore. Sì mister, lì prima dicevo giustamente manca un punto per i playoff matematici, più volte ha anche detto non è importante quando, dove si arriva ai playoff perché poi è un torneo a parte, bisogna arrivarci con la testa giusta, però le chiedo, il Bari tutto sommato ha in mano il suo destino per arrivare al terzo o quarto, almeno a risparmiare quella partita del turno preliminare quando poi si giocherà comunque ogni tre giorni nell'arco dei 15 giorni, quanto può essere importante? Ma è importantissimo sicuramente, però c'è sempre un punto di domanda, riposare può essere anche deleterio, perché gli altri giocano, sono caldi, sono mentalmente, quindi poi io l'ho già fatto i playoff, quindi so che può anche darsi che questa squadra è un vantaggio arrivare senza niente da perdere, cioè sei costretto a vincere per forza e quindi ti giochi la morte senza stare a pensare ai due risultati per dire, oppure metti che arrivi quarto, c'hai tanto da perdere e sbagli partita, tanto è una lotteria ragazzi, è una lotteria comunque vale una lotteria. Cioè Pescara è arrivata l'anno scorso ultima posizione, ha fatto la finale con il Bologna, quindi alla fine cioè poi come ci arrivi mentalmente, questo è mentalmente e fisicamente importante.